Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di uno speciale dedicato all'Atari 400. Questa puntata è un po' un'invasione di campo della storia dell'home computing negli Stati Uniti d'America, perché l'Atari 400 fu un computer ad 8 bit e grande successo negli United States. L'Atari 400 ebbe a battere per un periodo di tempo, in termini di vendite, anche gli Apple II. Però l'Atari 400 non fu mai venduto in Italia. L'Atari 400 fu un home computer rivoluzionario dotato di 7 di coprocessori che sgravavano la CPU dalla gestione del video e dell'audio. L'Atari 400 fu venduto in Germania dell'Ovest, dove divenne il secondo home computer più venduto nel paese dopo il Commodore VIC-20 nel 1978. L'Atari 400 appunto fu venduto dal lontanissimo 1978. E nel 1980 e 1982 i computer Atari superarono come vendite anche i computer Apple II. Atari 400, udite udite, aveva 4K di RAM, un microprocessore 6502, due chip proprietari Atari Antic e Atari GT per la gestione del video e chip Atari Pocket per la generazione del suono. Tale CPU sgravavano il 6502 dalla gestione del video e dell'audio. Inoltre l'hardware era dotato di uno slot per ricevere eventuali cartucce gioco oppure la cartuccia ROM per il BASIC con cui pilotare il computer. Sì, senza la cartuccia ROM per il BASIC l'Atari 400 non era pilotabile. Il computer era dotato di 4 spinotti per collegare sino a 4 joystick frontalmente sotto la tastiera. Sul lato destro c'era la presa per la connessione ad un registratore e la presa di alimentazione, oltre al selettore di accensione. Atari 400 aveva una tastiera QWERTY a membrana, un case di plastica voluminoso. Successivamente Atari 400 fu portato ad 8 KB di RAM. Atari 400 fu una vera pietra miliare nella storia dell'home computing, che però non giunse mai in Italia. Andiamo adesso a visionare in un viaggio nel tempo com'era lo scanno manuale manuale utente dell'Atari 400, che è di fatto senza il BASIC più che un home computer era simile ad una PlayStation. Ecco il manuale dell'Atari 400 in inglese. Questa è la pagina praticamente iniziale, questa è la prima pagina. Andiamo a vedere oltre. Ecco, più che un manuale, praticamente è un Deplian, una brochure che informa praticamente l'utente che ci si poteva mettere delle cartucce e due joystick per giocare, delle cartucce per avere il BASIC, perché senza questa Atari 400 non si poteva praticamente manovrare, interfacciarsi quindi l'utente e pilotare il computer. Poi il modem, beh, serviva poco, comunque c'era la possibilità di mettercelo. E poi ovviamente il registratore, che era l'unico aggeggio di archiviazione che ci si poteva praticamente mettere, un banale registratore che doveva avere però praticamente un contatore. Questo era un registratore dell'Atari, come si vede. Andiamo oltre, eccolo qui l'Atari 400. Cosa c'aveva? Qui davanti c'aveva 4 selettori praticamente per il controller, per 4 joystick, la tastiera a membrana che dice già tutto, veramente orrenda, però praticamente era già una QWERTY. Poi qui si apriva il vano e ci si poteva mettere cartucce gioco oppure la cartuccia ROM da 16K per il pilotare il BASIC. Il pulsante di accensione, questo era il pulsante di accensione, questa era la presa per l'alimentazione, questo era il connettore a cui collegarci praticamente il registratore Atari o comunque un qualsiasi un generico registratore molto preistorico, essenziale, ma comunque praticamente questo fu un grande successo commerciale negli Stati Uniti. Vediamo un po' come si poteva agganciare Atari allo switch box praticamente della
per attaccarlo alla televisione, questi sono illustrati i vari passi, oppure a collegarlo ad una console Atari, che ovviamente poteva essere collegato a un secondo prodotto della Atari. Cos'altro c'era? Ecco, come inserire le cartucce. Queste le cartucce erano interessanti sia per i giochi quanto soprattutto per il basic. Si apriva il cofanino, si inseriva la cartuccia in castro e zac, automaticamente si era praticamente a cavallo con i vari selettori che qui dicevano che cosa stava succedendo. Poi basta, fine, 9 pagine, non c'è praticamente altro. Più che un Deplican è obiettivamente un, cioè più che un manuale è un Deplian, ma comunque niente di male. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.